Giornata di emergenza in Calabria, dove tre sbarchi di immigrati sono in corso a Crotone, Vibo Valentia e Corigliano. Un altro arrivo è previsto per il tardo pomeriggio di oggi, sempre a Crotone. In occasione del G7 di Taormina, tutti gli sbarchi di clandestini sono vietati in Sicilia e 5 navi sono state dirottate in Calabria. I primi porti interessati sono stati quelli di Corigliano, dove sono sbarcate 635 persone, 577 uomini, 58 donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, e oltre 70 minorenni, di cui 65 non accompagnati. I profughi arrivano da Costa d'Avorio, Guinea, Nigeria, Ghana e Bangladesh. Dai primi accertamenti medici effettuati non sono state segnalate patologie gravi. Come al solito stiamo organizzando e coordinando un po' tutti gli aiuti, il supporto tecnico, logistico, ci saranno molti minori, per cui siamo organizzati anche su questo fronte. Sono 635, di cui 50 donne, 77 minori, 6 accompagnati dalle mamme e gli altri sono tutti minori non accompagnati. Siamo ormai comune sede di porto e quindi accogliamo i migranti per come chiaramente il governo stabilisce, quindi con tutto il nostro apparato comunale, quindi il servizio di manutenzione, vigili, eccetera, i servizi sociali. Arrivi anche a Crotone, dove la nave inglese Protector ha lasciato 280 profughi e la Phoenix ne ha lasciati 602, tra loro anche 34 persone morte. I migranti sono stati fatti sbarcare da forze di polizia e protezione civile e accolti dalle organizzazioni di volontariato, tra le quali la Misericordia di Isola Capo Rizzuto. Stamattina a Vibo Valentia è arrivata la nave Fiorillo con 282 migranti a bordo, tra cui sono stati registrati 60 casi di scabbia e anche casi di pedicolosi. Non appena saranno concluse le fasi di sbarco e gli screening sanitari, i migranti verranno trasferiti secondo il piano di riparto nazionale voluto dal Ministero dell'Interno, mentre i minori non accompagnati resteranno nei luoghi di approdo e saranno ospitati nei centri di accoglienza della zona.